Bentrovati e benvenuti ai nuovi amici. Oggi parliamo di nuking. Lo nuking è una tecnica che, lavorata con l'uncinetto, riproduce gli stessi effetti e punti della maglia fatta ai ferri. L'uncinetto da nuking è, il classico uncinetto, come potete vedere, alla cui estremità ha la cruna come un ago. Questa cruna serve per mettere un filo ausiliario e quel filo ausiliario funge proprio da secondo ferro. Se non disponete di questi uncinetti, vi direi di provare a farne handmade. Farli è semplicissimo. Abbiamo bisogno di una cannuccia, quella classica per le bibite, il classico uncinetto che usate per le vostre lavorazioni e dello scotch trasparente. Io ho già, vedete, tagliato un pezzetto di cannuccia al quale ho praticato un foro proprio come se fosse la cruna dell'ago. Voi basta che piegate il pezzetto in questo modo, lo tagliate da ambo i lati, lasciando una buona parte centrale, e non facciamo altro che, per poter costruire il nostro uncinetto da nuking, fissare quel pezzetto di cannuccia forato al fondo del nostro uncinetto con un pezzettino di scotch. Questo perché provate a vedere se la tecnica vi piace e poi procedete all'acquisto dei vostri uncinetti. Mi raccomando, fissatelo bene perché altrimenti poi quando andremo a sfilare i punti correte il rischio che il pezzo si possa staccare. Ecco qui, abbiamo costruito il nostro uncinetto da nuking. Ci servirà poi un qualsiasi filo ausiliario per la lavorazione. La lunghezza del filo ausiliario deve essere proporzionale alla grandezza del lavoro che voi andrete a fare. Io mi sono tagliata dei fili ausiliari di diverse misure. Questo che vado ad usare è lungo all'incirca 1 metro, ne ho tagliato un altro di 2 metri e un altro di 2,5 metri. Questo perché ci serve molto spazio, altrimenti non avremmo la possibilità di effettuare un lavoro agevole. Il filo ausiliario che sto usando io è un cordoncino composto da più fili ed è girato su se stesso. Quando l'ho tagliato a misura, essendo un cordino in cotone, per evitare che alle due estremità si potesse sfilare, ho messo della colla trasparente, va bene anche il vinavil, vedete? Ho appiattito e quindi non corro il rischio che durante la lavorazione il cordino si possa sfilare o disfare. Come filo ausiliario che sostituisce il secondo ferro, usate qualsiasi cosa abbia una buona consistenza e una buona mobilità. Vedete, il filo non deve essere rigido perché altrimenti sarà difficile far scorrere i punti durante la lavorazione perché il filo lo sposteremo in continuazione, quindi se è rigido troverete maggiore difficoltà. Questo è un campione che ho lavorato con questa tecnica. La prima parte è lavorata in andata e in ritorno tutto a dritto, quindi abbiamo, vedete, il punto legaccio. Questo è il dietro. Per la seconda parte ho continuato a maglia rasata dritta, vedete? Ed è identica alla lavorazione fatta con i ferri. Spero che il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciatemi un like e condividete.